Buongiorno, buongiorno dalle strade del Trentino per questa nona edizione della Marcia Lunga Cycling Craft, la sorellina minore del circuito Marcia Lunga che comprende la famosa Marcia Lunga di Sci di Fondo e anche la Marcia Lunga Running delle valli di Fiemme e di Fassa. Abbiamo ospite con noi Enzo Macori, responsabile di questa manifestazione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, su queste splendide immagini del Trentino che vediamo il gruppo del Latemar sullo sfondo, vogliamo un po' raccontare quelli che sono i due percorsi proposti anche quest'anno ai 1600 corridori iscritti alla gara. Sì, i percorsi sono gli stessi degli anni scorsi, ovvero un lungo di 80 km, mentre cioè, lungo di 135 km e il corto di 80. E la partenza si parte da Predazzo, si attraversa tutta la Valle di Fiemme, si scollina al Passo di San Lugano, si entra in provincia di Bolzano, dopo aver fatto Monte San Pietro, si rientra attraverso il Passo di Lavazzei in Val di Fiemme, si attraversano gli abitati di Tesero e Panchià. Per il corto ci si ferma a Predazzo, mentre il lungo prosegue per Moena e si riaffronta il Passo San Pellegrino, il Passo Valles, per poi rientrare nuovamente a Predazzo dopo 135 km. E qui siamo proprio a Predazzo, vediamo i 1600 partecipanti pronti alla gara, un grande successo di partecipanti anche quest'anno. Sempre, quando si parla di Marcia Lunga potremmo dire c'è sempre un sacco, sono sempre un sacco i partecipanti, qualsiasi sia lo sport di cui si parla. Sì, ormai il nome Marcia Lunga è conosciuto in tutto il mondo, specialmente nel mondo invernale dello sci di fondo, però anche nelle varie declinazioni della bicicletta e della corsa appunto al suo peso all'interno di questi due mondi. Chi saranno i favoriti per quello che riguarda la gara che sta per partire? Penso che i favoriti d'obbligo siano Cunico, Zen del team Beraldi, poi ci sono i toscani, i Profeti e Cipolletta, e non dimentichiamo anche i trentini che possono essere i Griot, Jarno Varesco e i locali, insomma, e Agostino Zortea che in questi ultimi mesi sta andando veramente forte. Insomma, sarà veramente una gara, si prevede veramente una gara combattuta. Qui vedete l'abitato di Predazzo dall'alto, siamo ormai quasi pronti per la partenza. Eccola qua, eccoli qui i corridori che partono e dunque sono pronti ad uscire dall'abitato di Predazzo per poi iniziare la gara. Sarà una gara che partirà subito presumibilmente con un ritmo alto. Vediamo anche che le temperature non sembrano essere molto alte, quindi magari questo potrebbe favorire una partenza rapida. Allora, i primi 2 km sono velocità controllata, mentre poi all'uscita nord di Predazzo viene dato il via volante e da quel punto parte la vera gara. Sicuramente la temperatura non è molto alta, anche perché si parte alle 7:30 del mattino, quindi temperatura fresca per essere siamo in montagna. Esatto, quindi considerato che siamo anche in quota, insomma, Predazzo, certo. Sono quasi 1000 metri di altezza, se non sbaglio. Questa è una bellissima immagine proprio dei corridori che lasciano l'abitato di Predazzo dall'elicottero, questo è il ponte sul fiume. Queste rotonde ricordano un po' quasi il Tour de France, potremmo dire. Sì, assomiglia. Questo è proprio il momento dove viene dato il via ufficiale alla manifestazione. Come si vede, le scorte tecniche tengono bloccati i corridori e da qui in avanti invece viene dato il via libera a tutta. Questi sono dunque i corridori che hanno appena lasciato l'abitato di Predazzo, qui ancora un'altra rotonda ed ora si dirigeranno verso l'abitato di Ziano di Fiemme. Sì, dopo 3,5 km si raggiunge l'abitato di Ziano di Fiemme, anche qui attraverso un paio di rotonde, sempre seguendo la statale 48 delle Dolomiti. Questa Marcia Lunga, ne approfittiamo insomma un po' per raccontare anche la storia, è giunta oramai alla nona edizione, sono già in tutto 15.000 i corridori che si sono sfidati in questa gara. Sì, diciamo che questa Gran Fondo viene considerata un po' di nicchia perché non ha i grandissimi numeri di una Nove Colli o di una Maratona delle Dolomiti, però c'è sempre stata riconosciuta l'altissima qualità organizzativa, dando proprio una priorità, almeno all'interno del nostro comitato abbiamo sempre dato una grossa priorità alla sicurezza sugli incroci, quindi questo ci viene riconosciuto. Sì, senza considerare poi insomma anche la durezza del percorso, che come raccontavamo prima si parla per quello che riguarda il lungo di oltre 3.000 metri di dislivello, quindi insomma una roba da uomini e donne tosti, da scalatori. Sì, avendo un chilometraggio così ridotto e un dislivello così alto viene considerata appunto una delle dure d'inizio stagione, se non la più dura. Ecco, qui siamo a Ziano di Fiemme, qui vediamo i corridori che si sono già un po', per così dire, sfilacciati. Sì, la velocità è altissima. All'entrata del paese io ero sulla macchina del vice direttore di corsa e siamo entrati a oltre 55 orari, quindi velocità folli già dall'inizio. Anche una banda abbiamo visto a salutare, è anche un po' una festa di pubblico questa Marcia Lunga Cycling, no? Come tutte le Marcia Lunga delle Valli di Fiemme e Fassa, potremmo dire. Sì, diciamo che la Val di Fiemme è molto partecipe dal punto di vista delle manifestazioni sportive, al di là dei
campionati del mondo, delle marcialonghe invernali, c'è sempre un grosso afflusso di pubblico sul percorso. Qui inizia la salita verso Passo San Lugano, una salita non selettiva? No, assolutamente, è solo un piccolo dentino che permette di allungare il gruppo per affrontare meglio la discesa verso il punto di arrivo. Ci sono già i primi attacchi, vediamo Battaglia e Giovannini che cercano di allungare proprio per magari anche per fare selezione in vista, diciamo, dei chilometri, delle salite più impegnative che arriveranno successivamente. Sì, ci hanno provato, sono stati bravi perché è molto difficile uscire dal gruppo a queste velocità, però va dato merito a loro di averci almeno provato in questo momento. Sì, anche perché il gruppo qui, vediamo, tiene un'andatura che tutto sommato non è poi eccessiva, quindi magari li stanno anche lasciando un po' sfogare. Probabilmente. Sì, probabilmente sì. Sì, anche sì. Perché questa è una fase molto prematura della gara. Qui c'è l'ingresso in Alto Adige? Sì, questo è proprio il confine fra Trentino e Alto Adige. Qui dunque si entra in provincia di Bolzano, la strada comincia a scendere, ma a breve ci sarà la prima vera salita della giornata. Sì, adesso sono 7 km di discesa, sempre seguendo la statale 48 delle Dolomiti, molto veloce, vedete il gruppo a che velocità pazzesca, raggiungono i 75-80 all'ora su questi tratti, e poi inizia la prima salita verso Monte San Pietro. Niente da invidiare veramente ai professionisti dal punto di vista dell'andatura e dell'impegno. Ecco, qui c'è il bivio che porta verso il ponte di Aldino, molto spettacolare da vedere, e poi inizia la salita. Quello del ponte di Aldino è veramente molto un po' una cartolina, potremmo definirla, di questa gara. Sì, è molto, non da questa immagine, ma dall'alto, dall'elicottero, si vede veramente bene. È una cosa veramente particolarissima, sopra questa forra altissima. Questi sono i due battistrada che ancora cercano di condurre l'andatura. Ricordiamo Battaglia e Giovannini che sono scattati poco fa sulla salita che porta verso Passo San Lugano, e questo è il gruppo che li insegue. Vediamo, sì, l'andatura sta un po' aumentando, c'è un po' di nervosismo, per così dire. Sì, uno dei problemi di questo tratto, di questo pezzetto di percorso, è che vieni da una lunga discesa dove spingi dei rapporti durissimi, mentre inizia la salita e devi andare molto agile. E quindi le gambe non sono pronte per questa cosa, e infatti tante volte fa selezioni da subito questo pezzettino di salita. Infatti vediamo qui che l'andatura è cambiata radicalmente rispetto a poco fa. Sì, qui la velocità è fra i 15, 18, 20 all'ora. Un'altra suggestiva immagine dall'alto, ecco, qui tra poco sta per iniziare appunto la salita d'Aldino, la salita che abbiamo descritto poco fa. Là dietro potete vedere proprio il ponte, là dietro è... Dunque una salita, vogliamo parlare di questa salita verso il Monte San Pietro, che caratteristiche ha? Allora, la pendenza massima che troviamo su questa salita è dell'11%, sono 9 km, sale abbastanza a balzi, ovvero tra tratti duri e continui, dove poi spiana e si riesce a recuperare, ma è sempre sottovalutata dai corridori perché non è fra le salite famose, diciamo, delle Dolomiti. Questa è l'immagine che vi raccontavamo prima, poco fa, proprio del Ponte di Aldino, veramente spettacolare, vedete... È veramente sconvolgente per la bellezza, potremmo dire. Sì, quando si passa sul ponte non ci si rende conto a che altezza siamo, però vista dall'elicottero fa un certo effetto. Ecco, qui inizia la salita per i due battistrada che sono ancora avanti. Ricordiamo Battaglia e Giovannini scattati poco fa sulla salita che portava su a Passo San Lugano. Qui l'andatura lo mostrano anche le immagini, è veramente diversa rispetto a quella di poco fa, si inizia a fare sul serio. Sì, la velocità logicamente è ridotta perché la salita è abbastanza impegnativa, però va dato merito a questi due concorrenti che ci hanno provato. Anche se è molto difficile uscire dal gruppo, ripeto, dietro ci sono veramente degli amatori molto molto forti. E la fatica inizia a farsi sentire, nonostante il fresco, vedete, sono già comunque molto sudati, i due corridori stanno veramente dando molto per cercare di tenere un ritmo in grado di tenerli separati dal gruppo, ma è dura. È dura che possano arrivare in fondo. Per sì, sì, ormai tra poco verranno anche raggiunti dai primi concorrenti del gruppo. Ecco, qui vediamo inquadrata un atleta molto particolare, la Daniela Passalacqua, che lei ha vinto in passato questa gara. Sì, è stata campionessa del mondo in Sudafrica, mi pare, della categoria amatori della sua fascia di età, e sono già un paio d'anni che si presenta alla marcia lunga e l'ha vinta sia sul percorso lungo che sul percorso corto, quindi la consideriamo un'abitué appunto della marcia lunga. Un abitué, insomma, che ha raccolto comunque diversi risultati. Qui vediamo altre concorrenti inquadrate della,
della gara femminile, il gruppo si assottiglia perché le rampe iniziano a farsi pesanti, inizia a esserci la selezione tra quelli che potranno essere i pretendenti alla vittoria finale. Sì, qui siamo in un tratto particolarmente duro, siamo circa sul 10% e come si vede le gambe incominciano a far male e a mano che si sale i concorrenti si staccano dal gruppo di testa. Anche perché, come dicevamo poco fa, la gara è partita con un ritmo comunque molto alto, non è stata condotta con la tecnica degli attendisti, per così dire. No, assolutamente. Giovannini e il suo compagno di fuga sono partiti subito e questo ha fatto sì che anche gli altri dovessero inseguire, anche se un po' di spazio gliel'ha lasciato, ma adesso stanno ricucendo. Potrebbe essere un po' una tattica per far partire due atleti subito per allungare proprio il gruppo e far selezione in maniera tale da ridurre. Sì, sicuramente avranno dei compagni di squadra all'interno del gruppo di testa che staranno sulle ruote in questi primi chilometri mentre sacrificano gli altri due che sono in fuga. Ecco, le temperature basse, qui c'è anche un pallido sole, ma comunque, come abbiamo visto poco fa, il cielo era velato e le temperature sono basse. In questo senso sono un aiuto probabilmente per i corridori oppure no? Ma questa temperatura diciamo che è ideale, perché siamo tra i 15 e i 20 gradi centigradi, quindi è l'ideale. Come vedete hanno quasi tutti già la maglietta aperta e ai manicotti abbassati, quindi penso che la temperatura sia proprio quella giusta. Un clima buono per andare in bicicletta. Sì. Qui vediamo che ci sono comunque degli altri attacchi, si accende probabilmente la gara per quello che riguarda il medio fondo. Sì, diciamo che la fuga iniziale si è spenta, sono partiti questi due concorrenti che hanno raggiunto i due in fuga e adesso sono loro che stanno facendo il ritmo. E questi sono Bergamo e Pontalto, che sono scattati, se non vado errato. Bergamo che è trentino, mentre Pontalto è il corridore con la maglietta gialla. Pontalto che ha vinto anche l'edizione del medio fondo dell'anno scorso, quindi anche lui è esperto e vuole presumibilmente puntare al bis, per così dire. Sì, probabilmente punterà alla corta e si sta già muovendo in questo modo. Certo, la gara si accende comunque insomma sin dalla prima salita. Abbiamo visto poco fa anche Enrico Zenna nelle prime posizioni. Ricordiamo Zenna un secondo posto alla Charlie Gaul qualche anno fa e se non ricordo male anche un ottimo piazzamento 2 anni fa, sempre proprio qui alla Marcialunga Side. Sì, è un ex professionista che si è dedicato appunto al mondo delle gran fondo ottenendo grossi risultati in questo genere di manifestazioni. Ecco, c'è stato lo scollinamento e adesso si torna in discesa. Dove conduce il percorso adesso? Qui siamo al bivio di Monte San Pietro, praticamente appena sotto il santuario appunto di Monte San Pietro, di Pietralba. Adesso c'è una leggera discesa di un paio di chilometri per poi si risale verso Nuova Ponente e poi il Passo Lavazzè, dove ci sarà la prima scrematura. Ma sulla Lavazzè dove c'è anche un centrofondo particolare, no? Diciamo che è una perla dello sci di fondo del Trentino, penso che sia uno dei più belli centri del fondo che abbiamo su tutto l'arco alpino, è dotato di tutte le infrastrutture proprio per agevolare lo sci di fondo, tantissimi chilometri sia di piste turistiche che piste agonistiche dove ci si può sbizzarrire. È centro di allenamento di tantissime nazionali che preparano gli appuntamenti importanti in quota. Il gruppo si è comprensibilmente sfilacciato dopo la salita, che sono fermati questi gruppetti, anche dei piccoli che si gustano la gara. Parlavamo prima della grande partecipazione anche della Valle di Fiemme, no? A questo tipo di competizione. Sì, come si diceva prima, c'è parecchia partecipazione di pubblico, anche se è un'ora diciamo abbastanza mattutina, però la gente si alza presto proprio per venire a vedere la Marcialunga. Ma si sa, i montanari sono mattutini, quindi da questo punto di vista tutto torna, potremmo dire. Sì, ecco qui ancora una donna che è intruppata in un gruppetto di maschietti e c'è un gregario davanti che la sta tirando. Qui la discesa, qui, come si diceva prima, andature molto sostenute anche in discesa, 75, anche 80 km orari, anche in una zona all'ombra questa, quindi anche pericolosa, diciamo. Sì, questa discesa appunto ci porta a Nuova Ponente, è una discesa abbastanza tecnica perché c'è delle curve chiuse, non si riesce a vedere il proseguo della strada, però viene affrontata sempre ad altissima velocità. Dunque fra poco inizierà la salita verso il passo di Lavazzè, salita che tra l'altro noi siamo ancora in provincia di Bolzano ma riporterà poi in provincia di Trento. Sì, ecco. Ecco, questo è l'attacco della salita. Sì, questo è l'attacco della salita.
Da qui in poi sono 9 chilometri, primo chilometro e mezzo abbastanza facile, poi invece dall'abitato di Novale è veramente duro. Sono delle rampe anche al 14-16%, veramente dura. Infatti vediamo che l'andatura è comprensibilmente calata. Abbiamo visto anche Pontalto tra le posizioni di testa. Sì, ecco, questo è Pontalto che sta controllando un po' i suoi avversari, che presumo facciano tutti la corta. Al momento sono in quattro, ma lungo il tratto duro sicuramente si scremerà ancora e resteranno in pochi. Del resto le salite sono un po' il tratto caratterizzante di questa Gran Fondo, come si diceva poco fa, chilometraggio limitato ma grande dislivello, quindi gara da scalatori puri, scalatori veri. Sì, d'altronde siamo sulle Dolomiti, quindi sono Non potrebbe montagne, essere non potrebbe, sì, diversamente. esatto. Qui abbiamo appena superato l'abitato di Raut, di Novale, e qui inizia il tratto duro, quello che è sempre sopra il 10%. La velocità è molto alta, e per essere in salita così stanno salendo sui 18-20 all'ora, quindi molto forte. Ecco, questo è il gruppo invece dei primissimi inseguitori. Sì, questo è Profeti, che lo rivedremo anche più avanti e sarà uno dei protagonisti di questa gara. Abbiamo intravisto anche Cunico e Cipolletta dietro. Cunico, ricordiamo, vincitore lo scorso anno, se non vado errato. Sì, Cunico l'anno scorso ha dominato letteralmente la gara. Con la maglia del Saxo Tinkoff, ecco Agostino Zortea, un ex fondista delle Fiamme Gialle che adesso si dedica al ciclismo con ottimi risultati. Ecco, qui siamo quasi in cima alla salita, vediamo il gruppetto della testa della gara, sono rimasti in tre, sono rimasti. Sì, come dicevo prima, il tratto duro ha fatto selezione, sono rimasti in tre e questi tre si giocheranno il traguardo del Gran Premio della Montagna al Passo Lavazze. Montalto, Bergamo e Camozzi, mentre Padoan e Bencivenni sono rimasti staccati. Guardate che suggestiva questa immagine, molto, molto bella dallo specchietto retrovisore della moto, delle Molto riprese, particolare. molto particolare. Ecco, qui siamo oramai prossimi allo scollinamento con il gruppo dei tre di testa, Pontalto, Bergamo e Camozzi, che hanno allungato sugli altri due compagni di fuga, Padoan e Bencivenni, e quindi si avvicinano al Gran Premio della Montagna. Vedremo poi chi riuscirà. Ecco qua gli inseguitori, i due, Padoan e Bencivenni, che cercano di recuperare i metri di distacco accumulati, mentre questo è il gruppetto dei secondi inseguitori, così dire, che sono più staccati. Sì, probabilmente questi faranno tutti la lunga e non dico che si controllano perché la velocità è sempre alta, però hanno un margine di riserva ancora nelle gambe. E questo è il Gran Premio della Montagna, che lo vince Andrea Pontalto, se non erro. Sì, Oramai è così davanti, Pontalto penso che ha che avuto taglierà il anche traguardo per primo. Esatto, eccolo qua. il tempo di mettersi lo smanicato prima del traguardo a volante, dimostrando un'ottima condizione. Qui si rilassano un attimo prima dell'inizio della discesa del Passo Lavazze, che è molto veloce, in alcuni tratti abbiamo visto superare addirittura i 100 all'ora. Velocità veramente incredibili. Questi sono gli inseguitori che, come si diceva prima, probabilmente si controllano perché il loro percorso è molto più lungo rispetto a loro che faranno il medio fondo, quindi insomma c'è bisogno di amministrare più che mai le energie per arrivare in fondo. Sì, questi hanno un distacco di circa 2 minuti e mezzo dai primi tre e quindi presumo che facciano tutti il percorso lungo, o almeno la maggior parte. Come vedi sono molto tranquilli anche allo scollinamento, non è che si dannino l'anima per rientrare sui primi. E qui c'è anche il punto di ristoro dal Gran Premio della Montagna. Quanto è importante alimentarsi bene in gare come queste, molto, molto intense, per cercare di non scoppiare? Beh, è fondamentale anche perché questa gara sul percorso lungo dura oltre 4 ore, quindi il tuo fisico, il tuo corpo ha necessità di venire integrato sia con alimenti liquidi che anche solidi. E qui sono gli inseguitori che sono rientrati, però sono di nuovo in 5 adesso, sono rientrati in discesa. Sì, lungo la discesa del Passo Lavazze sono rientrati i due che si erano staccati e qui siamo sul tratto che dal passo di Pramadiccio porta a Stava. Velocità molto alta in discesa, del resto si sta avvicinando oramai al traguardo, per quello che riguarda la medio fondo, non manca molto.
Sì, qui come dicevo prima siamo a Stava, sono le ultime rampe in discesa che porteranno al centro di Tesero e poi ci saranno gli ultimi 8 chilometri per arrivare a Predazzo al traguardo della corsa. 8 km tendenzialmente pianeggianti. Sì, anche se c'è una leggera salita, ma proprio leggera, un 2-3% che da Ziano porta all'arrivo di Predazzo. È puntato che ricerca proprio la velocità massima in discesa. Ed ecco qui l'arrivo, ecco qui lo sprint. Vediamo chi è che si aggiudicherà la gara. Vediamo, ha molto combattuto, sono vicini ed è Andrea Pontalto a vincere. Sì, Pontalto, come si diceva prima, sembrava il favorito già dall'inizio perché riusciva a controllare i suoi avversari. Qui in volata non ha avuto grossi problemi battendo Camozzini e Bergamo. Un grande successo per lui, un bis per quello che riguarda Andrea Poltanto. Qui ci sono gli altri arrivi della medio fondo, una vittoria annunciata, potremmo dire, per certi versi. Sì. Penso sia stato il favorito e giustamente si è dimostrato il più forte. Possiamo dire appunto, ecco, esatto, che ha vinto il più forte. Qui ci sono ancora altri arrivi per quello che riguarda il medio. Fra poco torneremo con le immagini sul percorso lungo, sul percorso marathon. Eccoci qui. Qui dove ci troviamo? Qui siamo appena superato il centro di Predazzo, siamo al forno di Moena e è cominciato una leggera pioggia che si è trasformata in un paio di minuti in un vero e proprio diluvio, però poi cessare completamente e è ritornato anche il sole. Però in questo frangente i corridori l'hanno vista veramente brutta perché appunto pioveva molto intensamente. Queste immagini sono veramente eloquenti da questo punto di vista. Si è trasformata veramente in una gara da uomini veri, potremmo dire. Sì, per una buona mezz'ora ha piovuto parecchio, però dopo, come si può vedere anche qui, però dopo è ritornato il sole sulle rampe del Passo San Pellegrino. Questo invece è l'arrivo del medio fondo femminile con la vittoria di Serena Gazzini, se non erro, sì. Sì, è lei, è la seconda vittoria consecutiva e anche lei si dimostra molto forte sul percorso corto. Penso che abbia scelto di fare il corto proprio visto le previsioni meteo, la pioggia che scendeva copiosamente lungo il percorso. Serena Gazzini, che diciamolo ha anche un passato da professionista. Sì, è stata professionista per alcuni anni, mentre anche lei si dedica adesso a questo tipo di gran fondo. Sono molti professionisti che ri si riciclano in questo circuito, del resto è probabilmente il compromesso ideale anche per chi non è riuscito a sfondare nel mondo del professionismo, ma comunque la passione vuole togliersi qualche buona soddisfazione. Sì, penso che sia la fine, diciamo, della carriera di tanti professionisti che si dedicano ancora a questo tipo di manifestazioni, logicamente con ottimi risultati in confronto agli amatori veri. Ecco, abbiamo visto l'attraversamento a Moena, quindi da ora si entra in Valle di Fassa e questa è la salita del Passo San Pellegrino, è l'attacco della salita del Passo San Sì, Pellegrino. qui siamo al secondo chilometro della salita del Passo San Pellegrino, qui sono ancora calmi, diciamo, i corridori, però fra poco incominceranno i primi scatti perché si vede che incominciano a guardarsi l'uno con Ci l'altro. si inizia a guardare in cagnesco per capire anche Ecco, dall'espressione chi sta bene e chi sta male. Ecco qua, infatti, proprio il primo attacco. il Profeti che scatta, seguito da Cunico, mentre poi lungo le rampe più dure al 14% sono rimasti Profeti Cipolletta e si è agganciato Zen. Profeti Cipolletta ed Enrico Zenna, pendenze veramente impegnative, quello del Passo San Pellegrino, che possiamo assicurare, chi vi sta parlando l'ha fatto e è veramente una salita dura. Sì, anche qui ci sono delle rampe al 14%, non è continuo, ci sono dei tratti anche pianeggianti, però è un passo di 11 km, è molto, molto impegnativo. Stanno comunque tenendo un buon passo, nonostante la pioggia. Sì, C'è anche nervosismo. qui Vedete che siamo proprio al Gran Premio della siamo al Gran Premio della Montagna. Montagna che verrà vinto da Zen, seguito da Profeti Cipolletta, però penso che questi tre corridori abbiano già fatto la selezione e hanno circa 1 minuto, 1 minuto e 10 di vantaggio sul gruppo inseguitore. Quindi è presumibile che riusciranno ad arrivare fino in fondo. Quanti chilometri mancano più o meno in questo momento Adesso ci all'arrivo? sono 7 km di discesa, poi ci sono altri 8 km di salita e poi 19 di discesa. Quindi la gara potrebbe essere fatta con questi tre. Ecco, in questo momento è finita per i battistrada la salita, inizia la discesa, discesa molto insidiosa anche per quello che riguarda la pioggia che rende la strada viscida. Pendenze molto importanti anche per quello che riguarda la discesa dall'altro versante, quello che porta alla provincia di Belluno. Sì, qui siamo in provincia di Belluno, come hai detto tu, vicino a Falcade, e qui si inizia a salire verso il Passo Valle. Le prime rampe sono abbastanza impegnative, poi la pendenza scema leggermente.
un ambiente potremmo dire più autunnale che primaverile stile, che primaverile estivo, scusate. Veramente con questa pioggia che rende veramente suggestive queste immagini, pioggia e nebbiolina, una giornata che ricorda, fatte le debite proporzioni, la grande vittoria di Marco Pantani nel 1998, se non erro, al Tour de France, quando approfittò della crisi di Ullrich per riuscire a staccarlo pesantemente e poi aggiudicarsi il Tour de France. Le condizioni erano più o meno queste. Sì, più o meno, solo che al Galibier e si arrivava alle Desalpe e qui siamo sul Passo Valles con le debite proporzioni, ci siamo. Sì, beh, insomma, guardate qua, c'è anche nebbia da cogliere, i tre battistrada che hanno fatto comunque il vuoto dietro di loro, e quindi si godono in questo momento il meritato rifornimento dopo 113 km di gara, e sono pronti a giocarsi la gara Sì, questi tre atleti. qui siamo allo scollinamento del Passo Valle, sono rimasti sempre loro tre, per cui la gara penso sia finita, sia bloccata da questi tre corridori. Il quarto ha più di 2 minuti e mezzo di svantaggio, Salimbeni. Salimbeni, e qui inizia la discesa che è molto molto tecnica per i primi chilometri, poi invece una volta raggiunto la località di Paneveggio spiana, insomma, diventa più E facile. qui siamo ad arrivo, attenzione, perché abbiamo visto, sono rimasti in due Zen e Cipolletta, ma Cipolletta ha sbagliato l'ultima curva, quindi Zen ha guadagnato quel metro e mezzo di distanza che gli consente poi di conquistare la vittoria. Ed è stato Zen proprio a vincere la gara. Sì, Cipolletto ha sbagliato completamente la curva e Zen ne ha approfittato infilandolo all'interno e andando a vincere questa nona edizione della Marcia Lunga Craft. E questo è Profeti, il terzo classificato, che ha avuto dei problemi in discesa. Sì, è caduto su un tornante scendendo da Bellamonte e si è staccato dagli altri due e quindi a lui la terza piazza di questa gara. Del resto avevamo detto una discesa molto, molto tecnica, molto impegnativa, e questo è Zen, quello che abbiamo visto prima con la maglia nera era Zen, che comprensibilmente soddisfatto e stanco per quello che riguarda la vittoria, le facce non proprio allegre, potremmo dire. No, probabilmente tra la discesa molto impegnativa scendendo al Passo Valle, se la tensione della gara e della volata ha creato qualche tensione fra di loro, probabilmente. Ci sta, del resto vince chi vince è sempre contento, e chi perde giustamente ha sempre qualcosa da recriminare. E vince uno solo. E purtroppo per fortuna vince uno solo, diciamo così. Abbiamo visto poco fa anche le inquadrature del femminile, perché c'è anche il lungo femminile. Ecco qua la battistrada per quello che riguarda la gara lunga femminile. Sì, qui siamo sulle ultime rampe del Passo Valles, anche lei si è scortata da suo gregario e sicuramente andrà a vincere lei perché c'ha parecchio distacco sulla seconda. Valentina Gallo con il pettorale numero 54, che va a scollinare qui al Gran Premio della Montagna di Passo Valles, anche per lei il meritato rifornimento. Le condizioni meteo, c'è da dire, non migliorano, restano Però non sempre è, molto cioè non dure. è, cioè sembrano veramente difficili, però non era freddo rispetto alle edizioni che abbiamo passato, quindi sembra abbastanza Più facile. scenografico che altro. Sì. Vedete il gregario che si è fermato al ristoro lasciando l'atleta che rallenti un attimo per prendere fiato per poi affrontare nelle migliori condizioni questa discesa molto molto tecnica. Anche perché, come si diceva, il vantaggio sugli inseguitrici è molto, molto corposo, per cui non ha senso rischiare a questo punto di Sì, vista. vorrei fare un appunto sulle strade. Come vedete sono state asfaltate di fresco e dobbiamo ringraziare la provincia che ci ha permesso di disputare nelle migliori condizioni questa manifestazione, perché dopo l'inverno scorso, che erano abbastanza, le strade erano messe abbastanza male, sono state veramente sistemate in maniera ottimale. Soprattutto in discesa, quello del nastro d'asfalto, chi va in bici insomma lo sa, è una componente molto importante, perché basta veramente poco, basta una buca, un'asperità per finire per terra, e a queste velocità ci si fa male. Sì, decisamente. L'asfalto è molto più duro rispetto alla neve. E qui siamo all'arrivo della Gran Fondo Femminile con Stefania Gallo, che, come in salita in discesa, scortata dal suo gregario, va a vincere, a conquistare la vittoria in questa gara prestigiosa. È la sua prima vittoria alla Marcia Lunga Cycling. Sì, la prima vittoria, complimenti a lei perché tanto di cappello su un percorso del genere si è comportata veramente bene e ha battuto da parecchi maschietti. Lei è soddisfatta invece, a differenza di quello che si è visto prima, molto soddisfatta. Questa è la seconda classificata, Alessandra Corina, con il pettorale numero 483, che taglia il traguardo. E questo è il podio della gara maschile, con Enrico Zen che è in testa, diciamo, mentre questa qui è di nuovo la Stefania Gallo, che viene premiata dalla sua reghina. Vediamo un po' chi è la sua reghina. Praticamente la sua reghina è l'ambasciatrice della Marcia Lunga durante le tre manifestazioni. Viene eletta una volta all'anno e non c'è possibilità di venire rieletti più di una volta. E
E lei è appunto l'ambasciatrice di Marcialonga per tutte le nostre manifestazioni. Dunque, con l'aiuto della grafica riepiloghiamo le classifiche. Percorso medio di questa nona Marcialonga Cycling Craft. Maschile, Andrea Pontalto conquista la vittoria su Antonio Camozzi e Daniele Bergamo. Per quello che riguarda la gara femminile, vittoria per Serena Gazzini, per il team Carraro Team Trentino, davanti a Marika Tassinari e Manuela Sonzogni. Mentre per quello che riguarda il percorso lungo, quello da 135 km, Enrico Zena del team Beraldo Green Paper vince la gara davanti a Francesco Cipolletta e Federico Profeti. Francesco Cipolletta sconfitto allo sprint, Federico Profeti anche lui faceva parte di questa fuga a tre che si è poi sgranata successivamente. Classifica femminile, Valentina Gallo vince davanti a Florinda Neri e Alessandra Corina. Dunque, siete soddisfatti di come è andata questa gara? Sì, anche quest'anno siamo riusciti a portarla a termine. Ringraziamo sempre tutti i volontari che ci hanno supportato nelle varie fasi di organizzazione, dai ristori all'ufficio gare, al percorso, soprattutto i volontari che ci hanno aiutato sul percorso, perché la sicurezza è molto, molto importante. Soprattutto quando ci sono 1600 concorrenti come quest'anno, un bel successo anche di pubblico. Direi Certo. che è tutto da Enzo Macora e Manuel Codignoni, grazie per essere stati con noi, l'augurio a tutti voi ed una buona serata.